grande per essere intervenuti stasera in questa nostra riunione organizzata dall'Istituto Nazionale della Storia del Movimento di Liberazione in Italia, dall'ANPI e dal Consiglio di Tutta la Nove, nell'ambito di un ciclo di quattro conferenze. La prima è stata tenuta sempre in questa sala nel mese di aprile con e poi ne avremo altre due nell'autunno di quest'anno, che siamo nei mesi di settembre-ottobre, ma naturalmente verrete informati anche tramite il Consiglio di Zona 9 e nella persona della coordinatrice, del Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senesi, è qui con noi stasera e le cedo immediatamente la parola per un breve saluto. Grazie. Buonasera, grazie di essere qui presenti, di aver avuto questa iniziativa che è per così importante. In questo ringraziamo Disney, ringraziamo l'ANPI di voler essere partner con noi, partner scientifici veramente, in questa ricerca sulla resistenza e di offrire momenti di riferimento storico. Della magistratura tedesca, in particolare su Sant'Anna di Stazione,
3, che era il rapporto finale della commissione italo-tedesca di storici, e poi anche questo progetto dell'Atlante, che hanno riportato l'attenzione, anche pochi giorni fa c'è un articolo, se non sbaglio, sul Corriere della Sera, su questo tema, che in realtà molti di noi invece hanno in tutti questi anni vissuto per vari motivi professionali, familiari e di altro genere da vicino. E allora ci sembrava interessante organizzare a Milano, in questo quartiere che ha vissuto anche alcuni degli avvenimenti di cui probabilmente parleremo anche stasera, un incontro per fare il punto su questi recenti avvenimenti. E abbiamo chiamato, e abbiamo avuto la fortuna di avere una risposta positiva, parlando stasera, tre persone che a vario titolo e in vari modi, con varie competenze, si sono occupati e si occupano tuttora di questi temi. Il primo, quale chiederei di fare un punto della situazione su queste complesse vicende, su anche queste sentenze, su queste iniziative che sono in corso, il professor Carlos Muraglia, che è il presidente nazionale dell'ANPI e che ci porterà il suo punto di vista, il punto di vista dell'ANPI, ma che ci aiuterà a introdurre appunto l'argomento, per poi cedere la parola a Paolo Pezzino, storico, che presenterò poi successivamente, e a Silvia Pizzeri, che c'è una giurista. E quindi, come vedete, in questo modo avremo una panoramica a 360 gradi del consigliante sui vari aspetti di queste vicende. Ma cedo subito la parola.